Questa inaugurazione, questo spazio darà possibilità a tanti ragazzi comunque di poter condividere tutte queste emozioni. Il calcio negli ultimi anni è cambiato tantissimo, ma una cosa non è cambiata ed è l'emozione che riesce a trasmettere, ed è vorrei che questo i ragazzi capissero. Oggi è una giornata importante per Napoli, per Scampia. L'Ace Replay opera già da diversi anni in tutto il mondo. In Italia ha inaugurato l'anno scorso a Torino e oggi mi fa piacere essere scelto come ambassador, testimonial, non so come si dica, però insomma sono contento di essere qui e contribuire a questa causa. Un campo da calcio responsabile per l'ambiente e per il sociale è il nuovo Scampia Stadium nel largo della cittadinanza attiva, realizzato grazie all'iniziativa L'Ace Replay, in collaborazione con UEFA Foundation for Children. L'inaugurazione stamattina con sport, inclusione e sostenibilità. È un segnale importante per vari motivi. In primo luogo perché abbiamo fatto una bella sinergia tra pubblico e privato. Qua c'è un investimento di una multinazionale per poter mettere a posto questo campetto che era abbandonato da tanto tempo. C'è una partecipazione delle associazioni, che è capitanata dall'associazione Ciro Vive, e ringrazio l'associazione per questo impegno, perché il problema non è solo fare, ma anche poi gestire gli spazi e fare in modo che siano spazi accessibili e utilizzati dalla maggior parte della popolazione possibile. Poi è un ulteriore segnale di questo lavoro che stiamo facendo su Scampia, l'università, l'abbattimento e la ricostruzione del quartiere delle Vele, gli interventi che stiamo facendo in vari parti del quartiere. C'è tanto ancora da fare, non lo sappiamo bene, però è un percorso avviato che si sta realizzando con cose concrete come quella di oggi.